da scuola, sai contare? Come contare? Come contare? 1, 2, 3, 4, sai contare? Sì, so contare. E sai camminare? So camminare. Contare e camminare insieme lo sai fare? Sì, penso di sì. Allora, forza. Conta e cammina, vai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 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 Parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certo in quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa dove si nasce ma non come si muore, e non se un ideale ti porterà dolore. Ma la tua vita adesso puoi cambiare, solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada allora. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 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 Oi, oi, oi. Noi ci dobbiamo ribellare. Ribellare, ribellare, ribellare. Scegliere e partire, invece lui decide di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito, alle elezioni si era candidato. Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. Il nome di suo padre nella notte non è servito, gli amici disperati non l'hanno più trovato. Allora dimmi se tu sai contare, sai contare. Dimmi se sai anche camminare, camminare. Contare e camminare insieme a cantare, oh, oh, oh. La storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 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 Del corpo di Aldo Moro, l'alba dei funerali di uno Stato. Allora dimmi se tu sai contare, sai contare. Dimmi se sai anche camminare, camminare. Contare, camminare insieme a cantare, oh, 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 oh. La storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 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 Sai cosa penso? Che questo aeroporto in fondo non è brutto, anzi. Ma che cosa dici? Oh, visto così dall'alto. Uno sale qua sopra e potrebbe anche pensare che la natura vince sempre, che è ancora più forte dell'uomo. E invece non è così. In fondo tutte le cose, anche le peggiori, una volta fatte, poi si trovano una logica, una giustificazione per il solo fatto di esistere. Fanno ste case schifose con le finestre in alluminio, i muri di mattoni vivi. Mi stai seguendo? Ti sto seguendo. I balconcini. La gente ci va a abitare, ci mette le tendine, i gerani, la televisione. Dopo un po' tutto fa parte del paesaggio, c'è, esiste. Nessuno si ricorda più di com'era prima. Non ci vuole niente a distruggere la bellezza. Beh, ho capito, ma allora?
E allora? Allora invece della lotta politica, la coscienza di classe, tutte le manifestazioni necessarie, bisognerebbe ricordare alla gente che cos'è la bellezza, aiutarla a riconoscerla, a difenderla. La bellezza. È importante la bellezza, da quella scende giù tutto il resto.